Ragazze e ragazze, buongiorno! Siamo di nuovo qua insieme per andare a fare una nuova video ricetta. Non so da voi, ma qua si crepa letteralmente dal caldo che ho anche deciso di evitare di truccarmi oggi. Cioè, proprio fa un caldo pazzesco che non vale la pena nemmeno di andarsi a truccare. Quindi oggi da struccata, scombinata, siamo qua per andare a fare una nuova ricetta insieme. Come sempre noi siamo in una casa, una casalinga, quindi modo più tranquillo e pacato di presentare una ricetta insieme a voi, quello che conta è quello che andiamo a preparare. Allora, è una novità, perché comunque è vicino il mio compleanno, però shh, ditelo piano, è domenica 27, non lo dite a nessuno, mi raccomando, e sarà il mio compleanno, quindi io con qualche giorno di anticipo vado a preparare. Questo dolce è uno dei miei primi dolci che sto cercando di andare a sperimentare fresco, perché sarà una crostata morbida al tiramisù. Quindi è un nuovo esperimento. Lo faremo insieme, speriamo che venga bene, perché come sempre io non le vado a preparare prima dietro alle quinte, ma le faccio direttamente insieme a voi. Poi se ci sono degli errori andiamo a correggere insieme. Così in questo modo riuscite anche voi a imparare come andare a correggere e non andare a buttare una ricetta che vedete che non vi sta venendo. Allora, ovviamente ci servirà uno stampo furbo, in questo caso utilizzerò un 28 centimetri, perché nella nostra Camdon 25 litri la friggitrice d'aria ci va dentro. Questo è proprio quello della Tascoma, si pronuncia, spero di averlo detto bene. È lo stampo suo, quello che mi aveva preso mio marito tempo fa, che mi ha fatto vedere nel gruppo prima che arrivasse la Camdon 25 litri. Allora, perché ci ha le friggitrici più piccoline che entra lo stampo da 14 o da 15, che come sapete si trova in commercio lo stampo da 15, da 14 oppure da 20, andate semplicemente a dimezzare le dosi. Dimezzate tutto e potete andare a procedere comunque andarla a fare, oppure usate il forno tradizionale senza problemi e le andate a fare anche voi. Allora, per la base utilizzeremo i seguenti ingredienti: 150 g di farina, 70 g di zucchero. La farina potete usare la 00 o la 0. Io, come sapete, mi arriva direttamente dal mulino, quindi io uso la 0 in questo caso. 70 g di zucchero, ve l'ho già detto, 50 ml di olio che potete sostituire con 70 g di burro a pezzetti ammorbidito, mi raccomando. Siccome è caldo, lo potete tenerlo fuori 5 minuti prima, si ammorbidisce velocemente. Se invece questo dolce lo andate a fare in inverno, lo potete andare a fare o sciogliere dentro il microonde o sul fornello e poi lo fate completamente raffreddare prima di andarlo a usare. 50 ml di latte, 50 ml di caffè, anch'egli raffreddato ovviamente, 2 uova, mezza bustina di lievito per dolci che equivale a 8 grammi. E 2 cucchiaini di estratto di vaniglia. Se non trovate o non avete l'estratto di vaniglia, potete andare a utilizzare la bustina di vanillina, come sapete. Io, siccome ce l'ho, lo vado a finire di utilizzare. Allora, volevo dire un'altra cosa. Ah, per lo stampo, se voi usate il burro, andate già a mettere i pezzettini, così nel frattempo che andiamo a preparare si ammorbidisce, potete poi andarlo a spalmare. Metteteci anche poi la farina e togliete quella in eccesso. Se invece fate come me, tirate fuori lo staccante casalingo dal frigorifero che si andrà ad ammorbidire, tanto adesso col caldo in 4 minuti neanche si va ad ammorbidire, e poi lo andremo a spennellare. Chi è interessato allo staccateglie o staccante fatto in casa, andate in sezione playlist, cartella Monsieur Cuisine e trovate staccateglie o staccante, uno dei due. Non c'è bisogno di avere il Mambo, come utilizzo io dopo, o il Monsieur Cuisine. È sufficiente un frullatore o un frullatore a immersione. Questo lo dico ogni volta perché non tutti guardano tutti i video. Quindi chi è qui per la prima volta può vedere di cosa sto parlando. Un'altra cosa importante, se vi piacciono i video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche. Di fianco è scritto iscritta, così ogni volta che io pubblico un video, vi arriva la notifica e se vi interessa potete andarlo a visualizzare. Allora, per prima cosa andremo a montare la nostra farfalla nel nostro mambo. Lo inserite in mezzo tra le due lame. Stamattina non vuole andare, ecco, lo inserite. Poi aggiungete le uova
dopo le uova andiamo a inserire, se riesco a prenderlo, lo zucchero. Io metto sempre così un po' da una parte, un po' dall'altra, in questo modo. Li potete aiutare con una paletta. Chiudete la base. Inseriamo, mi raccomando, le sicurezze, se no vi dà errore E1. E andiamo a impostare un minuto a velocità 4. Apriamo la base, troveremo tutte le uova montate. Ora andiamo ad aggiungere latte, caffè e io uso l'olio di semi. Richiudiamo la base e reinseriamo ovviamente le sicurezze. Andiamo nuovamente a impostare un minuto a velocità 4. Andiamo a riaprire. Ora stiamo attenti a non sporcarci. Stacchiamo la farfalla. La facciamo sgocciolare bene, così tutto il composto rimane al suo interno. Poi la poggiate in un piattino e la portate nel lavandino. Ora andiamo ad aggiungere la farina. Aiutate con la paletta per farla scendere tutta dal recipiente dove l'avete messa. In questo caso peso tutto prima per praticità. Mettiamo 2 cucchiaini di estratto di vaniglia, che potete sostituire, come vi ho detto prima, con una bustina di vanillina. Quindi facciamo 1 cucchiaino. E 2 cucchiaini. E andate a inserire tutto al suo interno. Anche in questo caso ci aiutiamo con la paletta. E poi aggiungiamo 1/2 bustina di lievito. Questo bisogna sempre farlo, se no quando aprite vi esce tutta la polverina. Ecco qua, vedete, così si abbassa. 1/2 bustina che equivale a 8 grammi. Come sapete io vado a occhio ormai. Perfetto, chiudiamo nuovamente la nostra base con le sicurezze e andiamo a impostare 2 minuti a velocità 4. A metà tempo premete per mettere la pausa. La pausa si mette premendo il grande. Andiamo a aprire un attimo, che andiamo a vedere se dobbiamo abbassare o no, se intorno ci viene il segno della farina. Eh sì, abbassate intorno e anche sulla punta dell'ingranaggio delle lame, eh? Così si va ad amalgamare del tutto. Ora andiamo nuovamente a chiuderlo in questo modo, ripremete in centro per rifarla partire e finiamo il tempo. Apriamo, controlliamo se è tutto bello amalgamato. Perfetto, togliamo la caraffa, aspettiamo che si spegne la ventola, la andiamo a spegnere, staccare, mettere al suo posto e prenderemo lo stampo che vi faccio vedere per spennellarlo bene bene. Io l'ho già spennellata, dovete spennellare bene anche l'incavo, mi raccomando, e anche tutto il bordo, così in questo modo riusciamo a stampare perfettamente il nostro dolce. Io già l'ho fatto, è tutto bene bene e anche ovviamente tutta la sua base. In questo modo con staccatelle si fa più velocemente e non ci andiamo a insozzare, diciamo, le nostre mani e perderemo più tempo. Invece spennellare questo è un attimo.
Ora andiamo semplicemente a versare il composto. Ecco qua. E lo facciamo andare in tutto il nostro stampo, eh? Poi ci aiutiamo con la paletta per andarla a svuotare. Ecco qua che l'abbiamo inserita e livellata. Ora andiamo a preriscaldare le nostre friggitrici. Allora, per chi ha due resistenze come la mia Camdon Kleisen Kubo-Chef 14 litri eccetera eccetera, la scaldate a 180 gradi per 3 minuti e la cottura la faremo a 180 gradi. Per le friggitrici ad aria con una sola resistenza andate a preriscaldare 3 minuti a 160 e farete la cottura a 160 gradi. Appena è pronta la base, torno qua che vi dico le tempistiche. Allora, incredibile ma vero, sono impressionata pure io stessa, perché comunque è uno stampo da 28, quindi è uno stampo importante, grande come le dimensioni del forno, e trovarmi pronta la base della crostata morbida in soli, e dico in soli, 9 minuti, mi ha letteralmente scioccata. Eccolo qua, la nostra base della nostra crostata morbida al tiramisù. Incredibile ma vero, solo 9 minuti è venuta pronta. La stessa quantità, lo stesso stampo, delle stesse dimensioni, nel forno tradizionale servono 30 minuti, sempre a 180 gradi, senza contare il riscaldamento, perché noi 3 minuti siamo a posto, il forno è lunga, quindi già questo stradimezziamo i tempi, visto anche il caldo. Ora la facciamo completamente raffreddare, la potete mettere anche su una grata davanti a un ventilatore, così facciamo prima, e nel frattempo andiamo a preparare la sua farcitura. Eccomi tornata qua, che abbiamo preparato tutte le cose per andare a fare la nostra farcitura. Ovviamente qua potete usare mango, Monsieur Cuisine, quello che volete. Io andrò a usare semplicemente il nostro antico frullino, perché c'è solo qualche passaggio col frullino, poi il resto si fa a mano. Come sapete, se avete visto il mio video del tiramisù, io questo prediligo lasciare la ricetta così come me l'hanno data, perché viene da un nostro amico, la facilità come si fa questa crema, da un nostro amico di Bergamo. Quindi voglio continuare a farla rimanere in questo modo. Le 4 uova, separiamo i tuorli dagli albumi. Gli albumi li facciamo dopo. Tuorli, aggiungiamo il nostro zucchero e ora andiamo a semplicemente montarli. Dobbiamo tenere le uova belle montate, spumose. Dopo aver montato le uova, il tuorlo con lo zucchero, cucchiaio di legno, andiamo ad aggiungere il nostro mascarpone. Ecco qua, lo aggiungiamo tutto e lo dobbiamo andare a amalgamare in modo delicato con le uova senza far sì che la crema si vada a scaldare. Quindi cucchiaio di legno e andiamo. Ora vi faccio vedere, prima tirate giù tutto bene 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 tutto il mascarpone. Ecco qua. Poi delicatamente lo dobbiamo andare a amalgamare in questo modo finché non sia tutto bello, sia sciolto sia amalgamato bene insieme al tuorlo, allo zucchero che abbiamo montato precedentemente. Continuate così finché non otteniamo una crema liscia. Quando avete ottenuto una crema bella cremosa e fatta bene in questo modo, lo mettete da parte. Prendiamo gli albumi che continueremo ad andare a montare bene con il nostro frullino, ovviamente siamo andati a lavare e asciugare le nostre fuste, e le andiamo a montare a neve ferma. Ecco qui la nostra neve ferma. Per fare la prova che sia neve ferma si fa così. Non vi cade, quindi è neve ferma. Mi raccomando, quando è montata bene, se no vi cade tutta. Ora andiamo semplicemente a unirlo
Vedete che neanche scende. Ecco qua, adesso è scesa bene. Andate a unire alla crema e dobbiamo andare ad amalgamarlo in modo perfetto. Questo si fa movimento dall'alto al basso, in questo modo senza andarla a smontare. Fate così lentamente finché non abbiamo amalgamato in modo perfetto l'albume con la crema. Ecco qua la nostra crema mascarpone che è pronta. Ora prendiamo la nostra torta. La prima cosa da fare è controllate che si sia raffreddata. Prendete il caffè che è rimasto, a parte quello che abbiamo inserito dentro, ce n'è un'altra dose. E dobbiamo andare a bagnare tutta la nostra base, sia sotto che tutto il bordo. Dobbiamo andare a bagnare tutta con il nostro caffè. In questo modo, piano piano con il pennellino ci aiutiamo e andiamo a bagnare completamente. La stessa cosa fate con il bordo. Mettetela già nel piatto da portata sul quale l'andrete a servire, perché ovviamente dopo non potremo più spostarla, mi raccomando. Eccomi qua. Dopo aver bagnato la base e tutto il contorno, fate la prova col dito, vedete se il dito vi viene umido, quindi io direi che in questo modo va bene. Se poi ne volete dare un altro po' potete aggiungere, ma secondo me è bella inzuppata perché quando schiacciate vedete che viene fuori il caffè, quindi è perfetta così. Ora andiamo a coprire con uno strato, ovviamente in maniera livellato, bello pari. L'altezza dobbiamo andare a riempire lo scalino della nostra torta furba. Quindi mettete un po' di crema in questo modo, così, e andate a livellarla con un cucchiaio, con un cucchiaino, quello che volete. Io provo a livellarla così, vediamo se ci riesco. Ok, aggiungiamo un altro po' fino a renderla tutto lo scalino riempito e tutta livellata in modo perfetto, mi raccomando. Ecco qua che abbiamo riempito e livellato la nostra base. Dopo di questo prendete una sac à poche con una punta stella o punta liscia, quella che preferite, andate a inserire un pochino di crema che andremo a fare la decorazione. Dopo aver riempito la sac à poche, andiamo a decorare prima tutto intorno, in questo modo. Fate delle piccole montagnole. Vedete? Fate prima tutto intorno e sempre intorno, intorno, intorno finché non si arriva alla parte centrale. Quando avete finito di decorarla, come potete vedere, vedete com'è venuta bella, prendete semplicemente un colino, io uso questo, e del cacao amaro. Prendiamo un cucchiaio, quello che sia, così lo aggiungiamo direttamente nel colino senza far andare sopra i grumi della nostra. Ecco qua, fate così, cospargete con il cacao amaro tutta la crema che abbiamo preparato, messo sopra e poi messo i ciuffettini di decorazione, in questo modo. Ora la mettete in frigo finché non è il momento di andarla a servire. Ecco qua la nostra crostata morbida al tiramisù. Direi eccezionale. Prima di andare a tagliare, prima di andare a fare una fetta, io direi almeno un paio di ore in frigorifero. Dopo potete andare a servire, ovviamente va conservata in frigorifero, anche se adesso è estate, ma anche se è inverno va conservata in frigorifero perché abbiamo la crema, come il tiramisù classico. 2 o 3 giorni va consumata. Allora, fatemi sapere se la fate, se vi è piaciuta, sotto troverete gli ingredienti, i tempi di cottura che ho utilizzato io e tutti i canali dove mi potete seguire, scrivere e contattare.
Io per qualsiasi cosa, per un attimo di tempo, rispondo sempre a tutti. Mi raccomando, aspetto vostre notizie. Alla prossima ricetta!